Fino agli anni 70 i fotografi, se volevano essere presi seriamente, dovevano scattare in bianco e nero. I colori erano quelli della fotografia pubblicitaria o commerciale, mentre invece il bianco e nero era quello dell'arte. Ecco, Martin Parr è stato fondamentale nel cammino di desacralizzazione della fotografia e questo nella mostra Martin Parr Short and Sweet al MUDEC si può vedere molto bene. E non c'è solo un passaggio di tono, perché il colore sembra essere stato anche un grande spartiacque tematico per Parr. Nella serie in bianco e nero, infatti, vediamo una sorta di celebrazione dei soggetti. Questo emerge molto bene nella serie dedicata ai non allineati. Parr sembra esaltare gli outsider religiosi o quelli del lavoro, o anche la capacità degli inglesi di vivere in certe condizioni climatiche. Quando passa al colore, invece, diventa più critico nei confronti della società. Ne fotografa debolezze e ossessioni. Dalle virtù passa ai vizi.